Ben trovati alla nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Quasi un terzo dei pensionati riceve meno di 1000 euro al mese. Ictus cerebrale, chi colpisce e come riconoscerlo. La Russia attacca, atto ostile di Roma nei confronti di Mosca. Diabete, come convivere con la malattia. Pensioni mensili inferiori a 1000 euro per quasi un terzo degli anziani e addirittura sotto i 500 euro per l'11%. È ciò che emerge nell'osservatorio Istat sulle prestazioni pensionistiche e i beneficiari. Gli anziani sono costretti a fare sempre più sacrifici, soprattutto le donne che, pur rappresentando il 52% dei pensionati, percepiscono il 27% in meno rispetto agli uomini. Domani si svolgerà la giornata mondiale dedicata all'ictus cerebrale, condizione che nel 75% dei casi colpisce persone con più di 65 anni. Sentiamo Mauro Silvestrini, presidente dell'Associazione Italiana Ictus, e il segretario Francesca Romana Pezzella. Il rischio di ictus aumenta con l'età. La maggior parte dei pazienti con ictus hanno più di 65 anni e ogni anno che passa la probabilità di ammalarsi di ictus aumenta. Quindi diciamo un 75-80% di pazienti con ictus sono pazienti anziani. Il nostro countdown comincia proprio dai primi segni dell'ictus cerebrale. L'ictus si può presentare come ad esempio una improvvisa debolezza degli arti, quindi di braccio, di gamba, la difficoltà nel parlare, un disturbo visivo all'improvviso. Quindi riconoscere l'ictus cerebrale è fondamentale per guadagnare il tempo, vedere il tempo non come un nemico ma come un elemento centrale nella cura delle persone con ictus. Aspro attacco della Russia dopo la sua esclusione dalla riunione sulla proliferazione delle armi che si tiene oggi a Roma. La Farnesina ritiene pretestuose queste accuse, replicando che l'invito era stato precedentemente ritirato a causa dell'attacco in Ucraina e per l'atteggiamento non cooperativo della Russia. Una diagnosi di diabete può portare disagio ai pazienti e ai suoi familiari, ma convivere con la malattia si può, come ci spiega Raffaele Scalpone, presidente dell'Associazione Italiana per la Difesa degli Interessi dei Diabetici. Chi le parla è un paziente diabetico insulino dipendente da 47 anni, quindi l'ho preso quando avevo 12 anni. Il fatto di dover fare l'alimentazione sana e soprattutto il bisogno di fare l'insulino terapia tutti i giorni non mi ha impedito assolutamente di diventare medico, di fare il diabetologo, guarda caso, di sposarmi, di diventare padre e di realizzare tutti i sogni che un ragazzo all'epoca di 12 anni aveva e che in questi anni è riuscito a mettere. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica o ricovero un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dalla prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06 62 27 4404, Senior Italia Federanziani prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.